Buongiorno, come va? Oggi purtroppo è una brutta giornata, brutta nel senso di come meteo. Fino a ieri c'erano 20 gradi, veramente sembrava estate, e tutta la settimana, oggi invece è così. Allora, ho deciso di darvi due ricettine. Visto che stiamo entrando nel weekend, magari potrebbero essere anche interessanti. Premetto una cosa però prima. Per chi è nuovo, spiego che io ho vissuto in Marocco fino a poco tempo fa. E, no, per 8 anni ho vissuto in Marocco. E lì. Come spiegare? Certe, per esempio, i capelli secchi, i piedi rovinati, o le mani come le mie che non le curo, che ho la pelle secca. Loro, ci sono persone anche che vanno al supermercato, comprano la crema e se la mettono, però in certi paesini piccoli, c'è ancora la tradizione di preparare le ricette della nonna, chiamiamole così, cioè chiamiamole, sono quelle. Sono ricette portate avanti di tradizioni, da generazione in generazione, proprio cose che magari, no, che magari, sì, magari noi non. Non ci pensavamo neanche, come per esempio per chi perde i capelli. Io ho visto mettere nel bicchiere del frullatore le bucce del, come si chiama in italiano? Melograno. Le bucce del melograno, aglio, cos'altro? Ha messo qualcos'altro, ha frullato tutto e si è messa sta roba in testa. Cioè, per dire, a me affascina questa cosa qua, che magari, che ne so, per noi un semplice foglia di salvia, faccio un esempio, serve per cucinare pollo o carni bianche, mentre invece loro con la salvia fanno chissà quali rimedi. Per esempio, uno è efficacissimo. Per il raffreddore, mal di gola, febbre, l'influenza, questa stagione più o meno. In ogni via, in ogni angolo, c'è un venditore di lumache cotte. Le lumache non piccole, quelle proprio grosse. Le fanno bollire per tanto, con 17, adesso non ricordo se sono 17 o 21 spezie e ti vendono la ciotolina di lumache e col brodo, col suo brodo a parte, un'altra ciotolina. Allora tu mangi le lumache che sono bollentissime e poi bevi il brodo. Io vi assicuro che il giorno dopo non è che siete guariti, però il giorno dopo siete tutta un'altra persona. Io avevo la febbre, la tosse, il raffreddore. E un mio amico è uscito a prendermi, si chiamano babush in arabo, insomma a Casablanca si chiamano babush. Le ho mangiate, ho bevuto il brodo, sono andata subito a letto, si va a letto, ci si copre e il giorno dopo sei diverso. Per cui vi do queste due ricettine. Spero siano gradite. E niente, io adoro queste cose e man mano che me le tiro fuori, ve le do. Allora, si parla, di, Viagra. Questa ricettina che vi do, sarebbe. Non diciamo il Viagra marocchino, però
Per queste persone che l'hanno provato, perché cioè, provato, non è che sono cose che si inventano, sono cose che usano e poi tramite magari la mamma, la sorella, perché queste non è cose che, non è che se sì, io vado finché parlano a una donna e gli dicono così, a parte che non andrei mai, non andrei mai. Però voglio dire, so per certo che lì va. Allora si prende una cipolla rossa, un limone o bio oppure un limone normale ben lavato, si taglia tutto a pezzetti, sia la cipolla che il limone, si mette in un frullatore e si frulla bene. Si mette poi il composto ottenuto a filtrare in una garza, si raccoglie il succo, si strizza bene, si lascia che cada tutto il succo, si aggiungono 3 cucchiai di buon miele puro e di questo composto qua se ne prende un cucchiaio ogni giorno e dicono che funziona. Non lo so, chi prova poi me lo sa dire. Un'altra ricettina invece è per chi ha problemi di velocità. Capisci a me, capisci a me. Per chi ha problemi, ecco, adesso sto guardando il cellulare, ci saranno le solite pepi sotto che dicono mamma, sì, viola la privacy, c'è gente che passa, perché se io faccio un vlog per strada, devo fare un comunicato stampa alla gente che resta in casa perché passa. Vabbè, per cui continuiamo, qua si parla di velocità. Allora ci va 50 grammi di chiodi di garofano e olio d'oliva. Si frullano i chiodi di garofano fino a ridurli in polvere. Si ricopre di buon olio d'oliva, si ricoprono con dell'olio d'oliva e si lasciano macerare nell'olio per 50 giorni. Però ogni 1-2 giorni si agita il barattolo. Fate conto, un barattolino da mezzo litro si riempie di olio d'oliva per metà, 250-300 ml, così. Passato il tempo, passati i 50 giorni, si mette questo olio proprio lì, di lui. E si lascia, si massaggia bene, 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 bene. E però prima del rapporto bisogna lavarsi, lavarsi, perché brucia. Brucierebbe alla signora di turno. E queste erano le mie due ricettine. Come vi ho detto, spero che a qualcuno siano utili. E nulla, volevo fare un paio di considerazioni sugli ultimi eventi. Allora, adesso divento seria, seria nel senso che, cioè, sì, sono cose serie, cioè, queste cose le fanno, cioè, non sono barzellette, però quello che sto dicendo adesso non mi fa ridere. Voi tutti sapete, e a chi non lo sa lo ricordo, io adoravo mia nonna, è morta 10 anni fa, ma non l'ho mai accettato. Io vivevo, quando prima di sposarmi ero sempre, sempre lì, mi ha cresciuta lei, lei era la mia migliore amica, era mia madre, la mia confidente. Mi chiamava, se non chiamavo io, chiamava lei il giorno dopo, un giorno sì, un giorno no chiamava.
e dalla voce diceva: cos'hai? Io dicevo: niente, nonna. Lei diceva: no, c'è qualcosa, dimmi. Dalla voce. Io ancora adesso non riesco a parlare di lei in modo non tranquillo, non so che termine usare, se non riesco a non piangere. Mi manca da morire. Quando io sapevo, non è che stava male, aveva 96 anni e avrebbe superato i 100. Se non fosse che un grosso dispiacere gli ha tolto la forza di vivere. Gli ha tolto la forza di vivere perché mia nonna è morta, si è lasciata morire, ha smesso di mangiare. Ha smesso di mangiare. Io all'epoca ero sposata, avevo 3 figli, chiamavo ogni mezz'ora circa. C'era una mia zia che viveva con lei, che in parte è stata la causa di questo dispiacere, e ogni mezz'ora pretendevo di parlare col dottore, pretendevo. Comunque, la notte che è morta alle 3, ho ricevuto quella telefonata. Ho fatto 60 km in 23 minuti. È morta a casa. Io vi dico una cosa, io mi sono sdraiata con lei e là ci sono rimasta fino alla mattina. Dopodiché io e un'altra mia zia che si chiama come me, l'abbiamo vestita, me la sono vestita io e mia nonna. E vabbè, sono passati 10 anni, però è come fosse ieri, perché non passa giorno, non passa giorno che io non mi rivolga a lei, la chiamo. È così. Adesso io dico, ho visto i video e io dico, ma come fai? Cioè, io non so se veramente. Mi hanno scritto un commento sotto un video molto molto intelligente, veramente un bel commento. Io la penso come la ragazza, scusa, ma non mi ricordo come ti chiami. Mi ha scritto che, come la penso io, che giustamente è lei che fa tutto questo, ma non, cioè lei lo fa apposta per attirare le critiche, gli insulti, le visual per darle contro. Lei lo fa apposta, io ne sono convinta, l'avevo già detto io, cara. L'avevo già detto io in un video che lei, come quell'altro sdentato che mangia come. Però, ma a parte questo, che adesso come mangia come un maiale non mi interessa. Cioè, volevo dire, ma l'ultima cosa che ho sentito, la nonna era agonizzante e tu gli fai un video. Cioè, ma sei fuori? Cioè, ma veramente, ma sono fuori io? Che veramente per me è una cosa atroce, o veramente questa qua non è, cioè questa è la figlia del diavolo, ma come fai? Indipendentemente che adesso tu dica per ricordo, perché cioè tu ti sei eletta
paladina della famiglia, entri, vabbè, magari gli altri non avevano coraggio. Anch'io, quando è morta la nonna di mio marito, sono entrata io perché né lui né la figlia, sì, la figlia poi è entrata. Cioè, è l'unica persona che io ho visto in agonia, la nonna di mio marito. Io non dimenticherò mai, mai, cioè, com'è una persona, uomo o donna, che sia in agonia. Cioè, voi non avete la più pallida idea di come sia il respiro, cioè, ce l'ho ancora nelle orecchie, ce l'ho ancora nelle orecchie quel respiro. Come fai a fare un video? Cioè, tu l'hai salutata per tutti e gli fai un video? Cioè, tu gli parli col cuore, tu gli dai l'ultimo saluto, quello sì, ma gli fai un video. E poi il giorno che è morta, metti tuo nipote dietro a filmare il momento che gli dai un orologio di Armani. Cioè, ma ti rendi conto? Ma se al posto di Davide c'ero io, sai dove te lo ficcavo l'orologio di Armani con tutta la scatola? Perché entra, secondo me, entra anche tutta la scatola e ci avanza anche posto. Sai dove te l'avrei messo io? Un giorno, quando è morta mia nonna, poi sono stata con lei fino alla mattina. Poi la mattina siamo andati a scegliere la bara, perché lei mi aveva detto come la voleva. Sono andata io e mio zio, ho scelto e ho fatto tutto. Poi a quell'epoca avevo l'azienda, dovevo consegnare, non me ne fregava niente. Mio marito gentilmente mi ha sostituita, logicamente lui faceva tutta un'altra cosa, però ha fatto quello che ha potuto. Avevo delle consegne, ho staccato telefoni e tutto, non me ne fregava niente. Sono andata in azienda che non capivo neanche come sono arrivata. Avevo parcheggiato un attimo perché sono andata in tabacchino a prendere dello scotch. E i carabinieri mi hanno affiancato, ho detto: signora, lei in contromano. No, ho detto, non me ne frega niente. Ha detto: ci seguo, dove? In caserma. Ho detto, io non ho tempo di venire in caserma, mi deve fare la multa, me la faccia. Mi segue in caserma, l'ho seguito in caserma, mi dice: scenda. No. Dice: scenda e entra. Ho detto: no. No, mi sono messa a urlare, ho detto non me ne frega. Non dico adesso cosa ho detto, ho detto cavolo, non ho detto cavolo. Mi deve fare la multa, venga qua, mi deve arrestare, vieni qua, non me ne frega niente, non scendo dalla macchina, devo andare. Allora è venuto fuori con calma, ha detto: signore, io non potevo fare a meno, capisco il suo lutto. Ho detto: mi dispiace, le faccio le condoglianze, ma se la lasciavo andare, la gente dice che allora non facciamo niente. Mi ha fatto le condoglianze e mi ha lasciato andare. Però, cioè, tu fai video mukbang, fai shopping. Beh, a parte che a te non frega niente perché solo quell'ebete là che hai vicino ci crede perché è indietro, ma una che ha un po' di cervello ti vede, cioè a te non te ne frega un benemerita cavolo che della nonnina. Guarda, potete dire quello che volete qua sotto, non me ne io dirò sempre quello che penso. Sempre, a te non frega niente. Cioè, fai tenere il telefono a tuo nipote e filmi che dai l'orologio. Ma se era una cosa vostra, una cosa che volevi rincuorarlo, una cosa che volevi tirare su di morale il tuo
compagno, perché il tuo compagno non è tuo marito. Marito si chiama mia moglie, mio marito. Quando lo sposi sarà tuo marito, adesso è il tuo compagno. Comunque, se volevi rincuorare il tuo compagno, l'avresti potuto fare benissimo, anzi, tu e lui. Ma no, con la bambina che ti filma dietro per metterlo su YouTube in quel momento là. Ma fai schifo, ma fai schifo, fai schifo. Fai schifo, guarda. Mi hai toccata proprio in un punto per me, in un punto debole. Mi hai toccato proprio il tallone d'Achille con me, con mia nonna. No, non dovevi. Quell'altro mangia la pasta con le trofie, 1,5 chili di pasta. Tu fai shopping per la bambola. Hai detto non dico ancora top perché è perché non ve lo dico, non me lo sento. Falsona. 3 secondi dopo andiamo a vedere un seggiolone per la bambola. Ma sei seria? Oh, veramente pensi di prendere per il culo chi? Ma forse riesci, ma non tutti i 60.000 tuoi iscritti, sai? Perché non sono tutti i tuoi iscritti quei 60.000 là. Perché se fossero tutti i tuoi iscritti, sarebbero tutti o quasi sotto le live, oppure anche sotto i video o guardando le live in differita. Però il commento giusto ci sarebbe. Invece, siccome ci sono anch'io sotto sui commenti, anzi saluto la famiglia dei commenti. Ciao family! Mi fate morire tutti i giorni, tutti i giorni. Cioè, non dico ancora top perché fai la voce finta affranta e poi dici vado a vedere se c'è uno che costa poco un seggiolone per le bambole. Cioè, eri incinta di 5 mesi che dicevi tu di 2 gemelli e non hai comprato neanche un bavaglino. Per 2 bambole di merda hai svaligiato 60 negozi. Ma sei serio o cosa? E poi quel continuo. Mamma, mi scappano le parole in italiano. C'è una macedonia di lingue in testa che voi non avete idea quante lingue negli ultimi 8 anni. Ribadire, sottolineare, siamo una famiglia unita, siamo una famiglia unita. Fino a poco tempo fa tua cognata ti schifava. Cioè, non vi parlavate neanche. Adesso, per carità, va bene, bene che avete fatto pace, per carità, quello non è mica un male. Anzi, però non fare la solita falsa. Non fare per qualche volta, prova a dire la verità. Guarda che non è velenoso, e non è pericoloso per la salute dire la verità. Anzi, prova. Vedrai che magari forse è la cura che dimagrisci prima. Anche la dieta. Anche il video del peso. È da quando eri con Giuseppe che hai detto ultima buffata che hai fatto il video per la Befana poi a dieta. Ma quanto sei falsa, quanto sei falsa. È da quando eri con Giuseppe ancora quel video peso sta ancora in lavorazione. Sei peggio del ponte. Qual era il ponte che dovevano fare i politici? Non faccio nomi perché. Lo stretto di Messina, che ne so, non mi ricordo che ponte dovevano fare. E tu sei peggio con quel video là, se ancora stiamo lavorando per voi, come quelli delle autostrade. Povera nonnina. Era sempre lei a prendersi le colpe. Di tutta la merdaccia che comprate, patatine, cioccolata, yogurt, brioche, torte a colazione, era tutto per la nonnina, perfino le patatine per fare gli aperitivi, era tutto suo. Ah no, beh, adesso sono dei bambini, Dennis e Malika, adesso la colpa è loro.
Quell'altra fa il mukbang dietetico, la, i petti di pollo con le, e col pomodoro. Secondo me non ha ben presente bene, bene, bene cosa vuol dire dieta. Il petto di pollo te lo devi fare lesso, ciccia. Lo condisci con un po' di sale, un cucchiaino di olio d'oliva e insalata o verdure lesse. Non fai sughetti col pomodoro. Che poi vabbè, vorrei essere una mosca e vedere cosa mangi da quando Dio ti fa aprire gli occhi a quando li chiudi la sera. Vorrei proprio vedere cosa mangi, cosa ingurgita quella bocca. Che poi, ripeto, non sono per me puoi arrivare anche a 300 kg, eh? Non sono io che ti compro la spesa, non sono io che ti do da mangiare. E non mangi con la mia bocca, non è la mia salute. Cioè, per te, per me non me ne frega, però almeno, l'ho detto 10 milioni di volte, abbi le palle di dire a me piace mangiare, mangio il cavolo che voglio e giustamente a noi non ce ne frega niente. Ma non prenderci per il culo. A proposito, adesso mi collego un altro discorso. No, perché Lebetone ieri sera, ho visto il video, dice che siamo ignoranti, che... Aspetta, cosa diceva? Che poi ieri sera veramente ho lanciato anche il telefono sul letto perché... A parte che dopo poi ha travasato il discorso, ma poi l'hai anche annaffiato, l'hai anche incalmato, è nato... No, perché non sai neanche mettere due parole in croce sdentato, non sai neanche fare un discorso con un verbo, un aggettivo, un soggetto, non sai fare una frase completa ed hai degli ignoranti, nel senso che ignorano agli altri. Guarda, sdentolo, cicciolo, che se, e panzolo, che se tu mangi. È per quelli che tu chiami ignoranti, sai? È anche merito di questa scema qua che parla, che ti dà le visualizzazioni per vedere che cavolo spari tutti i giorni, hai capito? Perché ti ripeto che se tu non fossi il marito della chiattona, tu non avresti neanche, tu non riusciresti a fare neanche 200 visual. E poi sei esperto del fai da te. Ed è il colore che sembrava un budino. Sembrava un budino. Il colore va allungato, lo sai? Ti parlo io che sono ignorante, veramente ignorante, perché non faccio la decoratrice. Però era il lavoro di mio padre. Era perché è in pensione, perché mio padre, ringraziando Dio, è vivo. Cioè, per cui... Cioè, hai messo su un colore che sembrava, che ne so... Ignoranti, diceva, state zitti, voi non potete, sono buasta. Ciccio, cerca di volare basso perché se continui a salire, poi quando cadi ti fai tanto male, sai il popò, perché adesso la panzona avanza, che poi in quello stato che sei, tra un po' dovrai partorire, ti devi riguardare, Ciccio, lo sai? Ti ripeto, prova. A parlare tanto perché tu parlare, cioè esprim, come si dice? No, veramente. Anche l'altro giorno in un ufficio ho parlato in arabo, convinta anche, e questo mi guardava e non ha capito niente, ti credo che non ha capito niente. L'altro giorno in spagnolo. Ah, Dio, 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 Dio. Ah, e metti solo delle parole, cioè, perché non sai neanche tu il significato. Ripeto, hai cominciato con shabby chic e tutto era shabby chic, anche le scarpe e le magliette. Poi diversivo, hai imparato diversivo? Vabbè, adesso hai imparato travasato. Travasiamo il discorso, travaso il discorso. Bravo. Bravo. Bravo guaglione, bravo guaglione. Io non ho parole.
Veramente forse ha ragione quella ragazza che state facendo tutto questo. E poi dire, eh no, non è giusto che voi dite che anche se non faccio video prendo i soldi lo stesso, se non faccio video i soldi sono di meno. Ma cosa te ne frega se veramente vuoi bene una persona? Cioè, ma secondo te era morta mia nonna, dovevo pensare che se non consegno le maglie, cioè, guadagnavo meno quel mese, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Sì, la vita va avanti, ma non dopo 24 ore neanche. La nonna è ancora calda, face il mukbang è quello, il video tu. Mi va bene la L. Scusa, Ciccia, prova a metterti la L di H&M. Oppure di qualsiasi altro negozio che non sia Primark. Vai a prenderti una L. A parte che i pantaloni 46 taglia americana bisogna aggiungere 14, per cui era un bel 50. Non era taglia 46. Perché io ho la taglia 46 e se fossero di quella larghezza là, vi giuro, ve lo giuro, io mi metto l'attac sulla bocca. Me la ingraffetto. Metto l'attac sulla bocca, per forza non mangio. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Vi voglio dire una cosa: se sentite per chi mi segue sempre, che pronuncio un po' male la S, o è perché ho avuto mal di denti in giorni passati. E non so se vi è capitato che quando avete tanto mal di denti, che poi passa, che c'è, non lo sentite più, il dente si allunga. Ecco, a me è successo, adesso se tento di parlare bene, lo tocco e vedo Saturno con tutti gli anelli, compresa Venere, Mercurio, e posso farvi anche l'oroscopo. Niente, tutto qua, se no divento troppo. Allora, fatemi sapere se vi sono piaciute le ricettine. Se invece voi avete qualche curiosità, magari tipo dire: guarda, io ho un callo su un dito, ci sarebbe un rimedio. Io magari, se mi date qualche spunto, provo a vedere in modo da darvi quello che proprio vi interessa a voi, e se no, lo stesso, appena sento qualcosa di interessante, me lo annoto e poi ve lo dico. Io vi auguro un buon venerdì. L'altro giorno il dolce è andato finito tutto, 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 tutto. Ma io adoro. Sapete cosa sto facendo adesso? Sto cercando una ricettina. Perché io adoro l'ovo maltina. E allora vorrei trovare una torta con l'ovo maltina, ma questa volta faccio la foto, poi la metto nel tablet e ve le faccio vedere. Sembra buio, però sono le. Boh, saranno le 3. Non riesco a vedere. Va bene, vi auguro una bella serata. Grazie a tutti quelli che si iscrivono, grazie a quelli che mi seguono sempre, a quelli che